Benvenuti dal Zac negli studi di Falcetta Italia. Andremo finalmente a vedere stasera, dopo due mesi di tenzone, la finale tra Jojo Tamares e Sergio Klassen. Finale che si disputerà nel club di Ferrara Darts, dove c'è Riccardo Roversi che ce le trasmetterà in diretta su questo canale. E noi andremo a seguire con loro. Non ci sarà il commento di Jacopo sotto, perché disturberebbe i giocatori. Jacopo comunque è presente in sala a seguire ad arbitrare la partita, essendo però veramente in live il giocatore non lo commenteremo, lo commenterò io da qua, che non vado a disturbare nessuno, quindi la seguiremo tutto assieme. Andiamo subito a vedere. Signore e signori, buonasera, siamo in diretta per la finale della Super Premier League organizzata da Vito Fortemino, Darmen Stop, Presidente Italia, e con la sponsorizzazione di Italia Darts nelle cose presenti di Arezzo. E dopo un lungo percorso che è durato più di due mesi, si trovano a giocare la finale Sergio Klassen direttamente dall'Olanda e Tamares Jojo, che è qui con noi, qui dove stiamo trasmettendo. Andiamo subito ad iniziare con il tiro a due. Vi ricordo che la finale si gioca a 10 su 21. 11 su 21, con una pausa al decimo leg per prendere il fiato un attimo. Buon gioco a tutti e due e buon divertimento a chi ci sta seguendo. Iniziamo con il primo ball e inizia Sergio Klassen. Buon rosso, inizia Tamares. Good lights. Ok, non mi arriva velocissimo il punteggio. Ok, si sente basso il punteggio, quindi sto zitto, mi sono alzato il volume in cuffia, scusate il silenzio, adesso iniziamo un po' a seguire anche dall'esterno. 100. E mi godo insieme a voi questa partita che non ho ancora commentato. Allora, partiamo da dire, come già detto Riccardo, che è un best of 21, quindi il prima che ti arriva a 11 leg vince la partita. 60, siamo già in chiusura per Tamares al primo leg, doppio 7. Mancato, 74 punti fatti, rimane a 14, 186 per Sergio Klassen. Un Klassen che semifinale ha battuto Cattallo e un Tamares che ha battuto un Turetta. Dentro la prima. Buona. Leg in 16 frecce qua per Jojo Tamares. Parte bene. Game on. Tocca a Sergio Klassen rispondere. Sì.
Siamo arrivati finalmente. Ah, cade con una freccia, ne tira giù due. Succede anche questo, povero Tamares. Perde un sessantino, mi sa. 140. Siamo arrivati in fondo a questa Italian Super Premier League, un torneo organizzato da Dide For The Media, Darts Never Stop e Freccetta Italia. Siamo molto orgogliosi di aver partecipato all'organizzazione di questo torneo con la parte media. Un grosso successo per tutte e tre le pagine, molto seguite. È un bel divertimento, a quanto pare dai commenti anche dei giocatori che hanno partecipato, merito soprattutto loro. Anche la qualità di gioco è stata piuttosto elevata fino a questo momento, con molte partite sopra gli 80 di average. Un 105 qua. Tamares. Di Klassen, scusate, che è già in quota checkout, mentre Tamares è rimasto indietro in questo leg. 96. Classe che si sente basso, molto basso. Sempre avuto qualche problema di collegamento, Sergio Classe. Chiude però 96 con tre frecce. Il bull lo vediamo piuttosto bene. Inizia Giorgio, Tamares. 1-1. Quarantacinque. Partita sui 21 leg massimi come la Premier inglese. Sessanta. Quindi ne avremo per circa un'oretta prima di sapere il risultato, più o meno la stima è quella. Attenzione, sono due triple dentro qua. 140. 140. Sessanta. Buone frecce per ora per entrambi i giocatori. Hanno iniziato a scaldarsi già un'ora e mezza fa dalle notizie che mi arrivavano giù dalla sala di Ferrara. 140. Siamo finalmente riusciti, non l'ho detto, ma ovviamente palese, a far ritrovare alcuni giocatori. 140. 140, ragazzi, vanno giù veloci. I Trutaldi, Classen e Tamares sono riusciti, Turetta, Classen e Tamares sono riusciti a trovarsi. Finalmente di persona, abbiamo approfittato che sono state aperte un po' le regioni. Grande sacrificio anche dei giocatori, ma volevano esserci. E chiaramente abbiamo fatto il possibile per organizzare una diretta. Grazie a Riccardo Roversi. Nella loro sala è intanto qua con due frecce, 76. Tamares, ottime chiusure. Si pronuncia bella infuocata sta finale. Per ora. Leg perfetti di entrambi i giocatori. Un Sergio Classe che chiaramente abitando in Olanda era un po' difficile far arrivare in Italia. E non dico in tempi brevi, ma ovviamente economicamente siamo autosovvenzionati praticamente. Anzi, senza praticamente, lo siamo, per cui abbiamo un contributo dei premi da parte di Italian Darts. Di Palmo di Camola e mio con le darts figurine, però chiaramente tutte le spese sono vive nostre. C'è stato un contributo iniziale dei giocatori che verrà totalmente utilizzato come rimborso spese per i giocatori che sono andati in presenza e per i premi. Quindi un torneo totalmente per i giocatori.
140. Va giù bene qua classe. Ancora indietro qua Tamares. Uno singolo, 20 pieno sembra. Ragiona un attimo, va il bull. Sì, 38. Ok, perfetto. Per fortuna non sentiamo classe, ma Riccardo sta ripetendo ora il risultato. Mi agevola un po' il lavoro qua dallo studio. Quarantacinque. Cerca un 45 qua, trova solo un 15 Sergio Krassen, comunque in enorme vantaggio su Giorgio Tamares, tanto da ipotecare la vittoria di questo leg, anche visto che doppie non ne ha sbagliate fino adesso. Vediamo un po' se ripete il primo leg. Attenzione, sono 54. Sì, 54. 16 rimane. Non tira la classica 18, 12, 20. Ma va sul doppio 16, che chiaramente il Zach non si ricordava, che probabilmente è la sua doppia preferita. Doppio 8 ora. 8 interno, doppio 4. Interno che questo doppio 2. In basso a destra c'è... Yes. E anche qua tre frecce e porta a casa il leg. Due mani, inizia Tamares. Parte Tamares, 501, si resetta Dart Connect che ci ha accompagnato per tutto questo torneo. E qua ci partiamo 118. Con 118, esatto. Unica cosa, Dart Connect, che lo catturiamo in finestra, purtroppo quando è catturato nel browser, cosa che promesso, mi studierò, va a tagliare un po' l'ultima riga, quindi non è colpa mia se quel 2-2 lo vedete tagliato, ma è proprio la trasmissione di Dart Connect che arriva così sul PC, sul cellulare arriva perfetta invece. 60. Dart Connect che tra l'altro sto studiando un po'. Per freccetta Italia. Per utilizzarlo anche come piattaforma fissa, magari in club. Staremo a vedere se ne sapete di più. Chiamatemi pure, nessun problema. Brutto giro qua. C'è Giorgio Tamares. Solo 41 punti. Ma non ho capito perché mi sono perso. 100. Potrei aver sbagliato, a me sembrava un 24. 60. Entra la tripla, ne entrano due. Si invertono i ruoli, stavolta il Krassen fermo l'autogrill, come direbbe il giurdo. 52 punti qua fatti, 42 per chiudere, andrà sul 10 doppio 16 probabilmente. Rischia di beccare il doppio 10, ma è un 10 singolo. Bravissimo, bravissimo Giorgio. Tiene testa Krassen. E 3-2 inizia Krassen. Anche qua finora nessun break. Giocatori che hanno sempre tenuto le frecce quando hanno giocato male e
erano dalla parte opposta, per fortuna, o per sfortuna, dipende dai punti di vista. Fatto sta che la partita è ancora in parità. E ora tocca a Crassen tenere le frecce e guadagnarsi il lag. Guardate 60. che un bel 60. Sufficiente 60, direi, a questi livelli. 41. Potrebbe recuperare un po', entra una tripla per JoJo. Hanno un po' un qualcosa in comune, mi pare di ricordare, perché JoJo gioca comunque, mi pare, in Liguria. Mentre Sergio Crassen ha origini italiane, la mamma proprio di Bordighera. Sentone. Crassen, per chi non ha seguito la sua storia, l'abbiamo conosciuto nella Q-School passata. 42. Immagino lo sappiate, però. Durante l'ultima Q-School a cui partecipare come italiano c'era solo Daniele Petri con la bandiera italiana, ne ha passa a 100 punti un altro nella lista. L'abbiamo fatto notare e alla fine tutti sono andati a vedere l'altra bandiera italiana, c'era scritto Sergio Crassen, nessuno conosceva questo giocatore. Impossibile che fosse stato in Italia. E infatti è un olandese che ha doppio passaporto, appunto per il discorso che dicevo prima, per origini di madri italiane, e ha deciso di correre con la bandiera italiana. Inutile dire che è diventato subito un mito, abbiamo scatenato Pedro perché andasse a cercarlo. Poi vi racconto anche un aneddoto di quando ho chiesto a Pedro di andare un po' a cercare questo Sergio Crassen, insomma. 58. Sergio rimane 58. 58 per Sergio, seguiamo la chiusura di questo leg. 18, vediamo se è ancora preciso in chiusura. Altra la prima, può essere giusta la scelta, ma interna la seconda e per la prima volta sbaglia. Fuori da quota checkout Tamares, per cui non impesserisce Sergio Crassen che avrà minimo ancora 3 frecce per chiudere questo leg. Serve una tripla, non arriva, arriva 41. soltanto un 1, 41 punti per Sergio rimane Tamares. 20. Doppio 10, esterna, e c'è, eccolo Ok. qua, due frecce, sono 18 Tre mani e inizio frecce per il Tamares. sesto leg giocato in questa partita che è aggiudicato a Sergio Crassi, ancora una volta, come dicevamo, situazione di parità, 3 a 3, la fine è ancora lontanina. Sessantasei, prende due volte il triplo 1, quindi non l'avevo visto bene. Un po' sfortunato qua, belle frecce che non pagano. 140. Allora, leg scorso vi raccontavo che a un certo punto abbiamo chiesto a Pedro, che era l'unico là, Daniele Petri, ovviamente Pedro, nazionale, di andare a cercare questo Sergio Crassen. E il bello è che quando l'ha trovato si è accorto che la mattina in cui è arrivato, il primo giorno, si era allenato quasi tutta la mattina insieme a lui, riscaldato a fianco. Ed è parso strano che, vedendo l'unico italiano lì, Sergio non gli abbia comunque chiesto 60. qualcosa, però ho detto sì, c'è una bandiera italiana sul braccio, cioè tu corri con la bandiera italiana, magari avvicinami. E invece non è successo nulla, poi si è accorto che 100. era proprio lui il giocatore con cui la mattina aveva scambiato un due frecce in allenamento. Abbiamo visto comunque che Crassen, almeno ho intuito, perché chiaramente non ci siamo mai beccati di persona. Attenzione, 180 inizia questo Tamares. 180 tronca il mio discorso e porta 76 JoJo Tamares in chiusura, Crassen fuori, quota di chiusura, però infila due frecce, fa 133, si porta 62, pressione qua 133. per JoJo Tamares, 76,
Per non sbilanciare la partita, deve portarla a casa, ma manca il 16. Attenzione, non può più chiudere. Lascia aperto uno spioncino 44. a Sergio Krassen Sergio sul che rimane 62. 62. Vediamo se va sul triplo 10. 10 singolo, andrà sul 20 per portarsi al doppio 16. Esterna. Esatto. 30. No. Loro Però rimane veramente di 32. poco. Ma conferma, 32, non può sbagliare qui, Giorgio. Perché Krassen sulla sua doppia preferita con tre frecce pronte. Istanti coprono anche il bersaglio queste due frecce. E infatti rimbalza la terza sopra. Hanno coperto tutto. Sergio rimane 32. Tre frecce qua, ne basta una, Sergio. Yes, scusa. Primo break della partita, 4 importante. a 3, inizia Krassen. Visto la qualità dei due giocatori, 79 di media per Tamás, 81 per Krassen, dopo 7 leg, che questi numeri vogliono dire già qualcosa. Se la stanno giocando alla pari e si gioca sulle doppie veramente per ora. Doppie sbagliate da Tamás e break aggiudicato per Krassen, 4 a 3. 96. Grazie, che abbiamo imparato un po' a conoscere anche Ottanta tre. nei vari gruppi che abbiamo creato per questo torneo, che sembra un po' abbastanza per le sue. Persona piacevolissima, chiaramente c'è il problema della lingua, per cui l'italiano lo capisce, ma abbastanza poco. Lo capisce se letto, se scritto, scusate. E quindi abbiamo comunicato principalmente in inglese, però è una persona abbastanza riservata, comunque disponibile, sembra. Saremmo veramente felici di conoscerla dal vivo, magari nel prossimo torneo. E a questo proposito, un'altra cosa che mi viene in mente è che fra un po' ci saranno delle aperture sui tornei internazionali, 59. validi per il circuito internazionale. E il nostro Daniele Petri ha tutta l'intenzione di partecipare almeno uno o a due di questi tornei. Mi pare ce ne sono circa un 6. Però, come al solito, potrei dire castronate alla Zac. Di sicuro che vuole partecipare, per cui non è scontato che non si rincontrino. Sicuramente anche Sergio Kassen andrà a partecipare a questi tornei. Probabilmente si terranno in Germania di qualificazione. 58. Poi permettono i vari accessi con le varie tour card ad altri tornei, a ingressi nella PDC e cose del genere, di cui sapete forse più di me. 100. 100. Quello che è bello è che grazie al nostro lavoro magari potremo in parte sponsorizzare l'uscita di giocatori verso questo tipo di tornei, come già si sta facendo anche da parte di altre associazioni che si sono rimboccate le maniche in questo anno, a differenza di magari qualcun altro che è stato un po' fermo. 43. E sono riusciti a mettere Sergio rimane insieme un qualcosa 76. che potrebbe dare la spinta a tanti giocatori per andare verso tornei esteri. Non l'ha, chiaramente, ha spinto molto verso questo. Attenzione, doppio 20 per chiudere. Bellissima, velocissima Super. anche chiusura. Un super di Riccardo Roversi. Veramente, sono partite a razzo queste 5-3 frecce. e Tac, inizia Tamás. tac, tac. 5-3. È un Krassen che è a metà della sua opera. Deve arrivare a 11 il primo giocatore per vincere. Partita ancora lunga, ma 28. Sono 25 punti qua. Non approfitta Sergio Krassen di questo 28 di Giorgio Tamares. Un attimo si sono persi entrambi. Vediamo se ricalibrano il braccio di poco sotto il triplo 20. Cambia zona perché è coperta. Il bersaglio fa il giro nei tre settori di maggior punteggio. Il classico giro sulle triple quando ti copri con la prima freccia il bersaglio. Anche qua
Entra un centone con la terza freccia che si infila tra le due. Bel 140 qua di Krassen. Attenzione, Jojo non riesce a fare triple in questo leg, si ferma un attimo. 80. Fatto molto bene, un triplo 20 con l'ultima a portare avanti un po' di punti, ma Krassen sta tirando freccione in questo leg, vuole un altro break. 140 punti che arrivano, 140. Pericolosissimo, potrebbe portarsi a 6, distantissimo Jojo, servono due triple almeno, per non dire 3, ma è cercare veramente cose difficili. Anche qua si copre il 20, prova con la seconda, coperto sopra e sotto verso il 19, no, ritenta, solo 60 punti. C'è solo in mano 96. Ti fermo un attimo a contare, mi sono fermato io, speriamo non sia caduta la connessione. Ok, come purtroppo è successo nelle semifinali, non riesco a capire quanti punti abbia fatto. 5, 14, sembra 33. Ok, 33. Sì, ok, Riccardo conferma. Ci può forse anche all'inizio, tanti problemi di connessione dalla casa di Sergio Krassen. All'inizio anche di Bull un po' lontano, poi siamo riusciti a capirci e anzi 60. Approfitto 60. Di fare 60. I complimenti a tutti i giocatori che pian pianino si sono adattati all'online, chi c'era abituato, chi no, hanno veramente sbagliato pochissimo nelle varie configurazioni che abbiamo consigliato, peraltro molto semplici, ma ci hanno seguito alla grande. Super chiusura di nuovo con la terza freccia di Krassen. Attenzione, 6 a 3. L'italo olandese conduce questa partita 6 a 3 e parte in bomba. Sì, 140. 140 punti. Jojo deve assolutamente breccare qua. 60. Sappiamo che è in grado di arrivare a grandi prestazioni, ma un Krassen qua che sta giocando stabilmente sopra gli 80 è un osso duro, specialmente in chiusa. Ha chiuso spesso con la terza freccia, comunque 95. Un pizzico di fortuna forse in più, anche se la fortuna nelle freccette, quando uno tira queste frecce qua 140. 100, 140, 100, scusate, 140, 100, 140, quando uno tira queste frecce, ragazzi, si può dire assolutamente niente. Annichilito probabilmente Tavares, che riesce a mettere un centino. Vedi i fanali posteriori della macchina di Sergio Krassen che sta correndo a tavoletta sull'autostrada della vittoria. Tre leg comunque da recuperare, non sono impossibili visto che deve farne ancora 5 Sergio Krassen. 140. Sergio 56. 56. Di nuovo al tavolo di prova delle doppie Sergio Krassen, che ha sbagliato poco. 16 beccato, doppio 20, 20 interno, doppio 10. E stavolta invece 46 punti, si porta a doppio 5.
106. Adesso rimane a 106. Damaris potrebbe farcela, attenzione, prima sul 20. 36, 54, 32, deve beccare il triplo 18, c'è, attenzione, 32. Vai, Grandissimo! E Zach l'aveva dato per spacciato. E invece, il JoJo mi dice, ehi ragazzi, ci sono ancora 15 pausa. frecce, 4 a 6. 5 minuti di pausa. E ci beviamo una birretta in 5 minuti. Siamo Riprendiamo subito noi. Sì, allora ricominciamo da 4 a 6 per Ratzfeld, inizia Tamaris. Esatto, i conti Grazie. tornano, la birretta la beviamo poi, in fondo per festeggiare comunque, chiunque vincerà è chiaramente il torneo. Nel terzo tempo, parte forte JoJo, tripla tripla, 140. 140, forti e chiari arrivano da quel di Ferrara. Mentre in 90... Super Sergio. Un Super 180. Sergio da 180 punti. Tavares risponde ancora in tripla. Sono partiti a bomba nel 140. undicesimo leg. 140 ancora qua. Punti. Male si è indiavolato, vediamo se becca la tripla con la terza, la cerca, Sessanta. la sfiora, sono 60. Bella finale, comunque ben giocata, qualche Sessanta. errore La in Maris rimane a doppia di 161. JoJo, ma veramente 77 di average per JoJo Tamales, 83 di Sergio Krassen. Tripla tripla, attenzione! Mi sembrava un 140. 180. Tamaris rimane 139. 139 per Tamares, Klassen è arrivato giù in bomba. Triplo c'è, 79, triplo 13, probabilmente è mancato, può solo correggere. Mentre un Klassen è a 80, pericolosissimo. Sarebbe un altro break. Sospira Tamás dopo questo triplo 13 mancato. Ragiona un po' su come limitare le perdite. 83. Sergio rimane 80. Si porta a 56, ma ha bisogno comunque di una freccia per correggere. 80, triplo 20 che entra subito, doppio 10 e sempre la terza. Sembra di... Sessanta. No, 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 no! Lodo tira Mi ha 56. ingannato, pensavo fosse nella tripla, nella doppia. 56, JoJo, 16 singolo, doppio 20, top. Per recuperare questo leg è partito benone, poi un Klassen che non molla mai. Si prende tutto il tempo, interna, doppio 10, ha una sola freccia a disposizione, interna anche questa. 46. Tre frecce al doppio 5 per Klassen, che Certo, forse tira non 10. ha tirato ancora il doppio 5 stasera, adesso non ricordo. Magari è sempre un po' ostico. La sfiora con la seconda, la centra con la terza. Che precisione nel braccio, Sergio Klassen. Micidiale, se non va con la prima, corregge, corregge in maniera veramente perfetta il tiro. Ha un controllo di traiettoria delle freccette, invidiabile chiaramente questi livelli, ma è sempre bello vedere. E parte in tripla, centone. Novantasei. 96 punti. JoJo 7 a 4, conduce Sergio Krassen, si arriva a 11 leg.
per vincere. Non ricordo chi si è magari collegato ora. Sento. Faccio una pausa per ringraziare Italian Darts per aver contribuito ai premi. Verranno offerti due bull come quello che vedete adesso, che è noto, di Giorgio Tamares, Data Dart Elite. Elite. Data Dart Elite. Troverete anche una recensione, anzi un overview di questo bull prossimamente sulle pagine di Freccetta Italia. Piccolo video di presentazione. 60. Stiamo lavorando già ad altri progetti, finito questo torneo che ha assorbito tutte le energie 26. Che avevamo e anche qualcuna che non avevamo, ci dedicheremo a altri progetti. Vi invito a seguire le nostre tre pagine. Quanto riguarda Freccetta Italia, sicuramente abbiamo un'altra rubrichetta in partenza dedicata al settore femminile, tutta da costruire, per cui non vi posso dire niente perché niente ancora non c'è, ma c'è già chi la curerà e pian pianino. Farebbe una cosa interessante con le girls delle freccette. 198 Tamares, serve la tripla qua, la classe è già 70, non arriva a 44 punti. È un bel andare a parte 26, sempre di classe, 100, 100, 100, 105, 54 c'è, doppio 8, doppio 4, veloce a giocarla e veloce a chiuderla. 18 frecce per portarsi a casa. Il dodicesimo leg, 8-4 per classe, di vario che ora diventa pesante. Solo tre leg per raggiungere l'obiettivo per Sergio Classe. Tamara deve fare almeno due break per recuperare. Uno. Potrebbe essere il prossimo, questo sta servendo lui. 60. Uno rimbalza la terza freccia e finisce sull'uno. Non passava. Non riesco a capire se è in tripla qua. Sì, sono due in tripla, 120 fatti. Attenzione, 140 per Giorgio. Fantastiche frecce. Ha un piccolo vantaggio qui, deve assolutamente tenerlo Giorgio, non può mollare questo leg, ma bensì deve recuperare due leg a Krassen. Bella questa scelta. Sì, 84. 64 rimane, tranquilla, può andare sul 16 e non rischiare un 14. Si ferma un attimo a pensare, probabilmente anche lui questa soluzione. Tenta 14, perché? Ma perché? 2.40, non poteva chiudere Krassen. Magari un motivo c'è, però rimanevano 64, mi sembrava logico andare sul 48 con Krassen fuori da quota checkout. E qua proprio non ho capito il punteggio e mi sa che non l'ha detto neanche. Sembrava un 85. Non ha
capito, mi sa neanche 20. Riccardo, vedremo un po'. Sergio tira 150. Ah, ok, era allora doppio. Correggiamo subito. Giorgio tira 20. Chiusa con la prima. E chiude Giorgio questo leg. Ben giocato. Momento decisivo ora. Momento decisivo. 5 a 8. Kamaz deve assolutamente breccare Krassen per avere qualche chance. Non può lasciarlo fuggire a 9, sarebbe troppo pericoloso. 43. Sempre sopra 60. Gli 80 le medie di Krassen. Si assestano intorno al 77 invece da più di qualche leg quelle di JoJo. 5 punti di average. Attenzione. Arriva un'ammazzata qua dall'Olanda. Applausi in sala. Immagino che ci sia Jacopo lì seduto che freme. 30. Ma via col turbo Sergio Krassen, 138 dopo 9 fece tirate, attenzione, il break non arriverà sicuramente in questo leg. 41 Sergio tira 138. Prende un attimo di pausa, Sergio Krassen partirà forse dal 19, no, ok. Prende parte e infilza triple come non ci fosse un domani. 80, 58 rimasti, becca 54, 134. 134. Wow. Gli sarebbe bastato un 18, forse un po' più comodo. Ora sul doppio 2. 98. Appena non farsi mancare niente, becca pure il triplo 18. Vediamo come va sul doppio 2. Forse anche qua, no, sì, una chiusa l'ha fatta lì, mi pare. Attenzione, succede qualcosa, non riesco a capire. Ok. Ok. Resta 24, mi pare di aver capito, scusate. Ha corretto, no. Ma poco sì. Cambia. ha sbagliato il punteggio prima, forse allora, l'ha corretto, 5, 9, perché seguendolo sembrava corretto. Correttamente l'ha dichiarato prima, è stato convalidato dall'arbitro Riccardo, che è lì. Dichiarato il 24 in chiusura e il doppio 12 è entrato con la prima freccia come fosse il doppio 2, nulla cambia. 60. Adesso ho capito il perché, ha tirato al triplo 18 prima per portarsi a 24, altrimenti non avrebbe senso aver cercato il triplo 18 per rimanere a 4. 55. Ok, ripartiamo. 5-9 per Krassen in questa finale dell'Italian Super Premier League. 60. Tra l'altro questa, dalle mie statistiche, sarà probabilmente la 53esima partita che trasmetteremo sul canale YouTube. 180, arriva qua la Krassen. E zittisce il Zack
con le sue freccette. Dicevo 53 partite trasmesse su YouTube, che non è male, direi. Quasi. Anzi, senza quasi, praticamente una partita al giorno da cui è partito il, dal giorno in cui è partito il torneo. Abbiamo lavorato tutti tantissimo per rendere il più fruibile possibile un torneo di freccette. 57. Anche per sperimentare soluzioni che poi spero riporteremo forse nei campionati reali, vediamo. È una sperimentazione fatta anche da noi. Centone. Sergio più a 149. Grasso è salito 84 di media con gli ultimi due leg dove ha tirato delle belle bordate. In questo è 88 nel parziale. Non sembra insistere tanto. 49 rimane 90. 121 per Giorgio. Si parte dal bull, dalla scuola in teoria, oppure dal 60. Così prova, ma se lo manchi, poi sono dolori. 21 fatti. 41. 41. Sergio tira 90. Tira 90, si parte dal 20 solitamente, alto, tirerà un'altra sul 20, lo manca bull rosso, c'è, cavolaccio ragazzi, che chiusura al bull rosso, non ne sbaglia una Sergio Krassen, 10 a 5, siamo al dunque, serve pure lui in questo torneo, inizia Sergio. Questa chiusura al bull è veramente un po' una mazzata psicologica anche. Quando 58. Sei sotto di tanto e l'avversario entra in una cosa difficilissima. Ma l'unica cosa da fare è tirare triple e recuperare. Non c'è altra da fare. E così Giorgio ci prova. Entrambi i giocatori hanno avuto alti e bassi durante questo torneo. Un JoJo, specie nell'ultima settimana di qualificazione, andava un po' su e giù. Complice forse un po' di malessere anche, che ci ha poi detto. Ma ci hanno tutti abituato a prestazioni fantastiche. Quello che si è visto di Sergio Krassen forse è un po' più di costanza. Giocatore di caratura veramente nazionale. 60. E come avete visto in questa partita ha viaggiato veramente su 81, 82, 83, 84 di media. Ha girato lì per tutta l'intera partita. Quando uno pesta a questi livelli in maniera costante inizia a essere pericoloso per chiunque. 84 di media anche la Cuscule. Aveva fatto un po' di strada. Ma sappiamo che a livello internazionale, poi a quei livelli top lì, bisogna superare i 90. E comunque sulla buona strada Sergio Krassen. Interessante sarebbe sapere anche se portando la bandiera italiana, mi viene in mente, potrebbe giocare veramente nella nazionale italiana. Ma chissà, magari scrivetelo nei commenti. Come idea non sarebbe male, eh? 140. O difficoltoso trovarsi magari. Sergio rimane a 170. Ma lo facciamo online per gli allenamenti e poi viene a giocare con noi. Darebbe filo da torcere a chiunque. Tira pure qua il bull. Se avesse beccato la tripla con la prima freccia avrebbe chiuso 170 in finale. Pazzesco Sergio. Sta facendo i fuochi d'artificio. E Giorgio non riesce a chiudere questo leg, attenzione, 10. Solo 10. Sergio rimane 40. 3 match darts per Sergio Krassen sul top del bull. E basta la prima. Bravo. Allora gli applausi in sala. 11 a 5 per Sergio Krassen, eccolo qua. Provato.
Oh, che qua che vediamo Giorgio, vediamo il figlio di Riccardo anche che ha gestito la regia in locale al Ferrara Darts, Luca Catallo, altro bel tipo, è Giorgio Tamares, grandissimo giocatore, ha combattuto fino all'ultimo contro un Krassen veramente impossibile da recuperare, una sostanza veramente nel tiro. Purtroppo l'audio di Sergio non mi arriva in cuffia, forse arriva in sala, ci faremo raccontare. Andiamo Luca. È Luca Catallo praticamente. Eccoci qua. Allora c'è Luca che ha detto che adesso anche Sergio Krassen conosce la sua faccia, per cui appena si ribeccano gliele suona. Grandissimo Sergio Krassen. Allora, siamo all'ultima partita, all'ultimo commento. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Ho fatto un piccolo fogliettino perché sono veramente tanti. Sapete che io mi dimentico sempre tutto. Allora, Dider for the Media, Darts Never Stop e Freccetta Italia per aver organizzato il torneo. Quindi ci battiamo le mani da soli. ItalianDarts.com, PalmoDiCamola.com e il progetto Figurine di Freccetta Italia per aver sponsorizzato i premi. Ringraziamo i giocatori tutti, 78 giocatori che hanno partecipato a questa Italian Super Premier League 2 2021. E grazie a voi se abbiamo ottenuto questo grande ascolto, questo successo e comunque se vi siete divertiti ci fa piacere. 78 giocatori, 88 gigabyte di file di partite registrati, 52 partite trasmesse, ma adesso ce ne aggiungeremo una. 11 TG di recap trasmessi, qualche numero. Abbiamo prodotto anche un poster, per chi non lo sapesse, lo trova sul sito di Freccetta Italia, sotto Italia Super Premier League, il primo poster che io sappia di Freccette. Poi cosa abbiamo da dire? Bah, come visualizzazioni, diciamo abbiamo 5.500 visualizzazioni su YouTube, sul canale web 1.700 pagine visitate riguardanti l'Italia Super Premier League in questi 2 mesi su Facebook. 8.000 visualizzazioni al mese, 12.000 dei soli video delle partite, chiaramente contano anche quelli di pochi secondi magari, però tante tante persone ci hanno seguito, 12.000 passaggi dei vari post sulle nostre 3 pagine, quindi che dire, buttiamo via tutto, il Zac vi ringrazia, ringrazia veramente tutti, e l'ultimo saluto del Zac. Ciao ragazzi, grazie di averci seguito, ci vediamo alla prossima occasione. Good darts e diffondete la vostra passione.